quella di Bergamo è una diocesi particolarmente ricca, una delle più ricche d'Italia. Secondo elemento di sviluppo di CL, il ricco tessuto di piccole e medie imprese che caratterizza la provincia, e su questo non sto a spendere parole in più perché lo conosciamo tutti. Il terzo elemento, il fatto che siamo in un regime più o meno monopolistico per quanto riguarda l'informazione. E qui evidentemente non possiamo dire qualcosa riguardo all'Eco di Bergamo, che diciamo così ha subito una modificazione negli anni e nel tempo della propria linea politico-editoriale nei confronti di Comunione e Liberazione e nei confronti della Lega, e poi cercherò di spiegare perché le due cose sono estremamente connesse. Originariamente, forse lo ricorderete, il quotidiano locale aveva un atteggiamento antileghista piuttosto evidente quando la Lega era secessionista, quando faceva i riti celtici, i matrimoni eccetera eccetera con le corna, con queste cose diciamo goliardiche, ed era sicuramente un quotidiano che prendeva posizione contro questo tipo di mondo. Ma da allora è passata di acqua sotto i ponti, e soprattutto ne sono state occupate di poltrone da parte della Lega, e la Lega ha mutato chiaramente un suo atteggiamento e una sua natura, che è diventata estremamente affaristica e addirittura, forse se possiamo usare questa visione, più famelica addirittura degli altri, proprio perché erano gli ultimi arrivati e quindi l'occupazione dei posti era addirittura spietata. E questo tipo di diciamo modificazione leghista ha portato anche una modificazione del rapporto del quotidiano locale con la Lega, che a questo punto posso darvi anche un'immagine, come dire, plastica di questo che io chiamo, forse esagerando un po' ma mica tanto, CL-leghismo. Alla festa dei 25 anni della Lega recentemente tenutasi alla fiera qui a Bergamo, al tavolo dei boss, diciamo, dove c'era Bossi, Calderoli, Maroni eccetera eccetera, c'era unico esterno, diciamo così, il direttore dell'Eco di Bergamo, che evidentemente ha trovato da buon ciellino, o comunque da filo ciellino, un terreno fertile in questo versante. E quindi c'è da valutare anche questo aspetto, che secondo me appare molto interessante oggi per l'approfondimento. E uno degli elementi fondamentali, diciamo così, dell'interesse ciellino a Bergamo, l'ha già anticipato Pinotti e anche Gabriele Sola, è l'ospedale nuovo. Qui abbiamo un ospedale nuovo in costruzione, quasi terminato, ma in realtà quel quasi bisognerebbe davvero metterlo tra le virgolette, nel senso che viene annunciata un'apertura nel 2012, ma sarei pronto a scommettere che all'inizio del 2012 il trasloco, e sono pronto a scommettere che così non sarà. E guarda caso, attualmente abbiamo addirittura una Trimurti ciellina, quindi abbiamo il direttore generale, che è questo Micora che citavi anche tu, viene da Varese, è stato un manager nella sanità, guarda caso vengono sempre tutti da questo passaggio, passano sempre da lì, insomma, dalle ASL fondamentalmente, e mentre all'ASL è andata in quota Lega, l'ASL di Bergamo, il direttore generale dell'ospedale è diventato un cellino di stretta osservanza, e il direttore amministrativo e il direttore sanitario, quindi hanno coperto sostanzialmente tutti questi ruoli attraverso designazioni strettamente cielline. L'ospedale di Bergamo, quando sarà terminato il nuovo, dovrà essere dismesso il vecchio. Ci hanno detto tante cose stranissime su questo vecchio ospedale che dovrà essere ceduto tramite una gara, e la prima asta è andata a vuoto quando 18 mesi fa, dopodiché nulla più si è mosso, e adesso si prospetta una nuova gara
con un ribasso di ben il 26% sull'importo. Ma volevo solo dire questa, di questa occupazione, chiamiamola così, militare dei posti di potere dell'ospedale, e non sto qui a parlare poi del fatto che per diventare primari oggi bisogna essere diciamo filo Ciellini o Ciellini in senso stretto e via dicendo. Però l'ospedale di Bergamo avrà da fare un sacco di appalti, perché tutte le macchine che non potranno, gli impianti che non potranno essere trasferiti, dovranno essere acquistati nuovi. Quindi è evidentemente un momento molto importante e anche estremamente delicato. Seconda cosa che vorrei accennarvi per essere più sintetico possibile: SACBO, altra società fondamentale della nostra provincia, si è appena tenuto il rinnovo del consiglio di amministrazione, la società che gestisce l'aeroporto, quarto aeroporto italiano, 7 milioni e mezzo di passeggeri l'anno, in costante aumento e sviluppo, con gravi problematiche anche ambientali che questa sera tralasciamo. Anche qui arriva un CLL leghista, ufficialmente leghista, Mentasti, anche lui viene dalla sanità, varesino, diciamo è considerato appunto uno di quelli, no, un po' alla Tremonti, tanto per intenderci, che sono quelli col trattino d'unione tra CL e la Lega, mentre il presidente del consiglio di amministrazione diventa Miro Radici, che è anche presidente della fondazione Casa di Riposo di Via Gleno, che è una delle più grandi case di riposo della Lombardia, 400 ospiti. E Miro Radici viene indicato senza nessun problema, insomma, diciamo apertis verbis, dalla Compagnia delle Opere. Addirittura, se non fosse stato eletto Radici come presidente, si parlava di un altro presidente in pectore, Lombardini, che è uno degli sponsor principali del cosiddetto banco alimentare, che è un'altra dei filoni, forse l'unico filone sociale, chiamiamolo così, di Comunione e Liberazione, perché in realtà questa grandissima montagna di imprese, di opere, eccetera, eccetera, ma poi se qualcuno chiede, sì, ma quale opere di bene, diciamo, usiamo questo termine generico, fanno, c'è il vuoto, no? C'è il vuoto, l'unica cosa è questa colletta alimentare, che fanno una volta all'anno, perché per il resto non è che si occupino di cose sociali e di favore pubblico, diciamo così. E su questo, sempre per parlarvi di questo CLL-leghismo avanzante, cioè dell'ala, non è tutta così la Lega, ma c'è una forte ala della Lega che invece ha questo interesse, questo desiderio di rimanere vicino a questo mondo. E cosa propone, ad esempio, sempre con riferimento all'aeroporto, Gabriele Sola ne sa qualcosa di questo, la diminuzione della fascia di rispetto. Oggi bisogna stare ad 1 chilometro di distanza per le costruzioni dagli aeroporti, e l'assessore leghista al territorio bergamasco propone adesso invece di ribassare questa fascia di rispetto soltanto a 500 metri, perché guarda caso serve a qualcuno evidentemente di edificare, così come Orio Center, sapete che ha ottenuto una leggina apposita che gli consente di tenere aperto tutte le domeniche, mentre gli altri supermercati, ipermercati normalmente fanno una volta al mese, per interesse, un presunto interesse di tipo aeroportuale. Vado molto velocemente perché le cose da dire sarebbero tantissime. Policentro SPA, nuovo ipermercato enorme che dovrebbe sorgere a Castelli Calepio, località Quintano, dove c'erano delle vecchie fonderie dismesse, e il soggetto edificante, prima la Lega era contro, poi quando è passato di mano dall'imprenditore locale ad un imprenditore invece più importante, la Lega si è dichiarata a favore, e di un certo Lino Iemi, un certo, non è un certo, è un signor imprenditore che dichiara di investire 600 milioni di euro, mica poco,
in una serie di ipermercati sparsi un po' per tutta Italia. Uno di questi è a Castelli Calepio e questa persona è il vicepresidente di una fondazione che si chiama Costruiamo il Futuro, di cui presidente è Maurizio Lupi, l'astro, diciamo, nascente della CL, insomma, no? Quello che è destinato a fare, è già sostanzialmente il delfino di Formigone. Altro elemento, considerate anche questo, la Camera di Commercio di Bergamo. C'è stata l'anno scorso una scalata, diciamo, al potere nel consiglio che gestisce la Camera di Commercio da parte di Compagnia delle Opere, che ha conquistato alcuni seggi, ma non alcuni seggi qualunque, alcuni seggi che consentono di determinare poi anche le maggioranze. Camera di Commercio che, per il famoso matching di cui accennava poco fa Pinotti, che è questa fiera, chiamiamola così, ma è molto di più di una fiera, ma chiamiamola fiera di Comunione e Liberazione, ha stanziato per quest'anno, pochi giorni or sono, 225.000 euro a fondo perduto che andranno a queste imprese che parteciperanno a Matching 2011. Anche gli anni scorsi le ha stanziate, naturalmente anche qui non ha detto nulla a nessuno. Abbiamo altra questione, ma vado davvero, scusate la fretta, perché poi deve parlare Pinotti, che è l'argomento principale di questa sera e non voglio rubare del tempo. La vicenda Rea, inceneritore di Dalmine, Grossi e Abelli, e anche qui ci siamo, e vorrei semplicemente dire, in questa inchiesta di Padova che viene citata molto, anche di cui parla molto anche il libro, sulle truffe nelle formazioni professionali, che è un altro dei mondi in cui CL la fa da padrona, è implicato anche Guglielmo Alessio, che è un bergamasco che fa parte del direttivo della Compagnia delle Opere di Bergamo, e il GIP di Padova procede contro una serie di imputati, tra cui Alessio, per la truffa aggravata, per una truffa di 560.000 euro. Ultima cosa che vi voglio dire, che fa riferimento in qualche modo anche a Bergamo, la Marcegaglia, questo per darvi l'idea anche dell'importanza del mondo che si muove a livello locale, perché ricordiamoci, in fondo siamo una città di provincia, ma provincia mica tanto, nel senso siamo la sesta provincia per PIL prodotto in Italia, insomma, quindi evidentemente ci sono degli interessi forti che dietro si muovono. E uno dei soggetti che potrebbero subentrare alla Marcegaglia è tale, l'imprenditore Squinzi, che è il patron della Mapei, ma un altro imprenditore bergamasco molto, ma molto importante, che è Bombassei, già presidente di Federmeccanica e uno dei vice di Confindustria, ha proposto invece Gianfelice Rocca, che è il presidente di Techint e presidente anche delle cliniche Humanitas, e Gianfelice Rocca è uno di quelli che scrivono regolarmente su un sito che si chiama Sussidiario, sempre questa parola che gira, sussidiarietà, sussidiario.net, che è gestito da Vittadini, che è un altro dei personaggi importanti a livello nazionale della Compagnia delle Opere. Chiudo qui, perché come capite ognuno di questi argomenti da solo dovrebbe essere sicuramente approfondito, ma anche, consentitemi un solo un cenno, non apro forse neanche l'argomento perché non voglio portarvi altro tempo, il centro-sinistra anche qui ha avuto ed ha le sue, come dire, compartecipazioni, le ha avute con la vecchia amministrazione Bruni, di cui ahimè ho fatto parte anch'io per un paio d'anni, e che ha fatto eleggere anche in una lista collegata a Bruni un noto esponente della Compagnia delle Opere, e c'è poi da dire qualcosa, ma forse Rocco voleva fare delle domande su questo, su alcune persone dell'opposizione che a Bergamo, quantomeno, la metto così ma in modo eufemistico, non si sono distinte per il contrasto a CL.